In un'area ricca di castelli e di ricordi verdiani, sorge all'ombra della rocca Melilupi di Soragna il museo che canta il re dei formaggi, noto e apprezzato in tutto il mondo. Il parmigiano reggiano ha origini antiche. Già a metà del 300 Boccaccio lo cita nel suo Decamerone e il primo a sancirne la tipicità fu il duca di Parma Ranuccio II Farnese, il 7 agosto 1612, data che segna l'inizio della storia della denominazione di origine, oggi riconosciuta in sede europea. Oltre 120 oggetti, databili tra il 1800 e la prima metà del Novecento, e un centinaio di immagini, disegni e foto d'epoca, costituiscono il nucleo di questo museo. Un vero e proprio museo nel museo, perché l'edificio è stato adibito per secoli alla produzione del formaggio. Di forma circolare, con colonnato fatto erigere dal principe Casimiro Melilupi intorno al 1848, il caseificio è stato attivo fino al 1977 e racconta, ancora oggi, la sublime arte dei casari.